giunto il momento di fare una scelta politica e convincere la gente che è solo una scelta politica, o noi o loro, non ci sono più assolutamente patteggiamenti di niente, devono andare via tutti. Dobbiamo azzerare questa classe politica e questa classe imprenditoriale di rapine, per ricominciare un pensiero nuovo per l'economia, per la politica, per il cibo, per il turismo, per la cultura, per l'istruzione, un ciclo di pensiero nuovo. Questo è il movimento. Non ci interessa sostituire una classe politica con noi. Noi vogliamo che le istituzioni diventino i cittadini italiani, senza intermediazioni. Ci guardano, ha ragione Luigi a dire che non c'è un movimento così in Europa, ma neanche nel mondo. Le riforme, la legge elettorale, la Costituzione, sono state utilizzate in questi anni come scusa per dire e giustificare che la politica non faceva niente, ma la politica non fa niente perché non ha la volontà di farlo, non perché c'è un problema nei regolamenti parlamentari o nella Costituzione. Quando vogliono, questi signori fanno passare le leggi in 20 giorni, come il lodo Alfano, come la vergognosa legge di riforma della legge elettorale europea per queste elezioni europee, che si sono aumentati i consiglieri comunali nella legge per le province. Quando vogliono, le leggi per loro passano. Quando non gli piace, dicono che è colpa della Costituzione e dei regolamenti parlamentari. Manca la volontà politica di fare, così ai microfoni di Sky TG24 Luigi Di Maio del Movimento 5.